Casa del bambino, abbigliamento neonato 0-2 anni, sistemi modulari, carrozzine, passeggini, liste nascita e battesimo, spedizioni sul territorio e in tutta Italia. Comincia la fase 2, ripartenza lenta in molte aziende, al via i nuovi protocolli di sicurezza, aspettando una ripresa degli ordini. Da oggi per 10 giorni i Veneti osservati speciali, solo il rispetto delle regole eviterà il ritorno al lockdown, ne parliamo a prima serata. Esami e visite nuovamente possibili in ospedale, varchi e termoscanner all'ingresso del San Bassiano, in più di 150 senza prenotazione, lunghe code in mattinata. Riaprono parchi e aree verdi, previsti più controlli, le giostre rimangono vietate per scongiurare assembramenti. Didattica online a singhiozzo, il provveditore richiama le scuole bassanesi, tensione tra preside e sindaco, poi il chiarimento. E ancora mistero sulla morte di Luca Bertoncello, il quarantenne bassanese trovato senza vita in un cantiere a Berlino. Familiari e amici chiedono che venga fatta piena luce sulla tragedia. Per te che non vuoi fermarti mai, muoviti a emissioni zero. Nasce il nuovo SUV Peugeot 2008, anche 100% elettrico, con un design sorprendente e Peugeot e-cockpit 3D. Vivi la nuova dimensione della driving experience. Scopri nuovo SUV Peugeot 2008, anche domenica. Unboring the future. Vieni a scoprire tutte le novità da Peugeot Novauto, a Romano del Zerino, via Commercio. Buonasera a tutti, si è aperta oggi l'attesa fase 2 dell'emergenza Covid con numeri ancora incoraggianti a livello regionale e nell'ULS 7 Pedemontana. Nessun decesso per coronavirus qui nelle ultime 24 ore e un solo caso positivo in più su 263 tamponi eseguiti. Calano ancora i ricoverati, 80 in tutto, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 5 in terapia intensiva. A livello regionale i ricoverati in rianimazione per Covid sono scesi per la prima volta dopo parecchie settimane sotto quota 100, ma il governatore Zaia invita a tenere alta la guardia e firma una nuova ordinanza. Vediamo. Oggi noi iniziamo il percorso di sorveglianza estrema e anche di non di tranquillità, ma di grande preoccupazione per quel che riguarda il rispetto delle regole. Luca Zaia battezza la fase 2 con l'ennesimo monito. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva scende sotto quota 100, ma aumentano, e di molto, le persone in circolazione con il ritorno al lavoro di 1.200.000 veneti. Nei prossimi 10 giorni, avverte il governatore, ci giochiamo il futuro. Non rientra nelle scelte individuali prendersi il virus oppure no, ma purtroppo colpisce la collettività. Mercoledì la Regione presenterà il piano per l'apertura di asili e centri estivi. Nel frattempo ecco una nuova ordinanza che chiarisce alcuni aspetti, ad esempio che si può fare la spesa in un comune diverso dal proprio e che più conviventi possono spostarsi con lo stesso mezzo di trasporto per far visita ai congiunti. Allora, se ci carichi il tuo nucleo, i tuoi conviventi, è come fossi in casa, non cambia nulla. Ha autorizzato l'accesso a tutte le attività economiche per pulizie, vigilanze e manutenzioni. Tra le pratiche motorie e sportive ammesse, quella remiera, il motociclismo e il tiro a segno. Ok alla vendita di libri, fiori e abiti per bambini nei mercati all'aperto e via libera alle mense per i lavoratori con tutte le precauzioni, distanziamento, mascherine e guanti per gli addetti alle sale, sanificazione continua dei locali. Da oggi e per 10 giorni dunque i veneti saranno osservati speciali tra speranze e massima allerta. Ne parliamo a prima serata tra gli ospiti l'assessore regionale Elena Donazzan e il ministro Federico D'Incà. Appuntamento come sempre alle 21.05 su TVA. La fase 2 nelle aziende che hanno riaperto oggi tra nuovi protocolli di sicurezza e ritmi inevitabilmente ridotti. La mascherina dovrà essere indossata per tutta la durata del turno di lavoro e poi accedono praticamente tramite questo percorso pedonale, ci sono due operatori della Croce Rossa
e nel rispetto della privacy eseguono la misurazione della temperatura. Precauzioni necessarie, quelle messe in atto da molte aziende del territorio, fondamentali per ripartire il più possibile in sicurezza. Chi ha più di 37,5 viene rimandato a casa, gli altri invece possono lavorare. Il mercato dà qualche timido segnale, ma al momento si è ben lontani dal lavorare a regime. Abbiamo avuto una fermata totale per circa 3 settimane. In quel frangente garantivamo la fornitura del parte di ricambio, soprattutto per quelle strutture che ne avevano urgente bisogno. Le aspettative dei prossimi mesi chiaramente devono fare i conti con... anche con protocolli che man mano verranno messi a punto e dalla regione ovviamente e prima ancora dal governo italiano. La ripartenza però non è facile, l'ingranaggio per tornare a regime ha bisogno ancora di tempo. Di fatto non sta ripartendo ancora nulla perché è chiaro che dopo la sospensione le aziende oggi ripartono, le aziende, i nostri clienti che avevano chiuso ripartono. Qualcuna era già aperta, ma a loro volta non hanno commesse, i mercati sono fermi e quindi non ci passano ordinativi. Pertanto è una ripresa formale, ma a livello di produzione, di volumi, eccetera, siamo ben lungi ancora dall'avere una ripresa. Nuove misure di sicurezza anche negli ospedali, dove stanno riprendendo le normali attività. Via i guanti, all'ingresso del San Bassiano ti disinfettano le mani, ti fanno cambiare la mascherina se non indossi quella chirurgica, ti misurano la temperatura con il termoscanner e ti chiedono ovviamente cosa sei venuto a fare. Non si viene più in ospedale per prenotare, bisogna prenotare o per telefono o via web e la persona che viene deve avere già qualcosa da fare, o una visita o una prestazione o un ricovero. In più di 150 questa mattina si sono presentati per esami e analisi senza appuntamento. Lunga la coda fuori dalle porte tra le 7 e le 9, l'ULS è corsa ai ripari raddoppiando i varchi. Ovviamente questa mole di persone è andata un po' insomma a sovraccaricare quello che dovrebbe essere un flusso maggiormente ordinato e si auspica che andando a regime la modalità di prenotazione che prevede una diluizione delle persone circa 150 al giorno dalle 7 alle 10 con la prenotazione telefonica che si possa già nei prossimi giorni migliorare. Idem ad Asiago, Marostica e in tutti i centri prelievi. Ospedali e strutture territoriali riaprono guardando oltre l'emergenza Covid. Una ripartenza sottolineata anche dall'annuncio del commissario Bortolo Simoni. 9 bandi per nominare altrettanti nuovi primari. Nefrologia Bassano, gli altri 8 per Sant'Orso e l'Alto Vicentino. Perché purtroppo ieri e oggi appena passata un po' la fase acuta sono rinate subito le polemiche. Allora noi abbiamo bisogno di lavorare e non di correre dietro alle polemiche. Sbloccate pure le selezioni sospese. Da qui a giugno, per il distretto bassanese, riguarderanno le apicalità di radiologia, pneumologia, oncoematologia, disabilità e non autosufficienza. Cominciamo l'iter per la copertura di tutti i posti. Questo è un significato che dovrebbe dare tranquillità all'ambiente e anche agli amministratori. Riaprono anche parchi e aree verdi, ma non del tutto. Con l'inizio della fase 2 sono molti i parchi e le aree verdi che anche nel territorio stanno riaprendo. A Bassano il via libera agli spazi sarà dato da domani con gli addetti impegnati oggi nelle opportune verifiche prima dell'ok definitivo. In molti altri comuni, tra i quali ad esempio Rosà, già oggi invece le aree verdi sono state riaperte. Già questa mattina tanta gente ci ha chiamato per verificare l'apertura dei parchi e delle aree verdi. Noi siamo qua proprio stamattina a verificare e aprire tutti quanti i parchi e delimitare che i ragazzi non vadano su giostre e giostrine. Le norme infatti danno l'ok a parchi e spazi verdi, ma rimane ancora vietato, per paura di assembramenti, utilizzare giostre e aree gioco. Per ora è ancora tutto quanto tranquillo, tanta gente ci chiama telefonicamente per avere informazioni, c'è ancora tanta incertezza e cerchiamo noi di dare il massimo dell'informazione a tutta la cittadinanza. Informazioni quindi, ma anche controlli. A Bassano un italiano di 40 anni è stato sanzionato e denunciato dai carabinieri poiché senza mascherina, guanti e per essersi inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità. Sempre nella città del Grappa, ad aprile, la polizia locale ha sanzionato 28 persone su un totale di circa 1.800 verifiche. La speranza è che su tutti i fronti la situazione torni presto a normalizzarsi. Dai, sembra che qualcosa inizi un po' a migliorare, un po' le misure si stanno un po' allentando, speriamo di vedere un po' la via d'uscita, un po'
la luce. Per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina, vedo che lei insomma rispetta le indicazioni, è importante questo. Sì, sempre ho utilizzato, da qualsiasi parte che si va, si utilizza guanti, anche quando si va fuori con i cani, quindi sempre ho indossato. Al momento sono tranquillo, io riprendo a lavoro, non c'è nessun problema. Non riaprono invece, lo sappiamo, le scuole e le difficoltà della didattica online fanno scattare un richiamo e qualche tensione. Didattica online a singhiozzo, il provveditore agli studi di Vicenza scrive ai presidi bassanesi invitandoli a correggere il tiro. Tante le criticità a livello nazionale e anche il nostro territorio non è esente da problemi. Le criticità ci sono nel senso che sapendo anche ben distinguere le superiori dal primo ciclo, perché le superiori i ragazzi sono grandi, è stato più facile comunque attivare la didattica a distanza, cioè lezioni da casa. Poi è chiaro che ci siamo trovati dalla sera alla mattina ad inventare questa modalità di fare didattica, sapendo che non c'era nessuna copertura normativa. A ribadire i problemi, specie per elementari e medie, anche il sindaco Elena Pavan, che sulla base di numerose segnalazioni ha risposto al provveditore Carlo Alberto Formaggio informandolo della situazione. Da qui la lettera di richiamo ai presidi. Il provveditore non fa altro che rispondere ad una lettera che il sindaco di Bassano nella Pavan aveva inviato. Da ricordare che noi avevamo incontrato come presidi il sindaco Pavan mercoledì. Io credo che al fondo di tutto ci sia un piccolo errore di comunicazione. A volte invece di scrivere, la cosa migliore è quello di alzare il telefono se ci sono delle criticità. Telefonata di chiarimento che poi c'è stata anche tra il sindaco e la coordinatrice dei presidi del bassanese Patrizia Ferrazzi, con un impegno che va oltre la semplice didattica online. Noi, come tutte le scuole, abbiamo distribuito tablet e computer in modo che tutti possano fare lezioni da casa, sia gli insegnanti che gli studenti. Quindi abbiamo di fatto svuotato la scuola di computer e tablet. In attesa e nella speranza che la scuola torni a popolarsi, si spera a settembre, di studenti e studentesse. La cronaca ci porta a Berlino e ancora mistero sulla morte di una quarantenne bassanese. Le indagini sulla morte di Luca Bertoncello proseguono e tutte le piste al momento restano aperte. È l'unica rassicurazione che fornisce l'ambasciata italiana ai familiari del quarantenne cameriere bassanese, trovato senza vita ai piedi di un'impalcatura in un cantiere vicino alla sua abitazione di Berlino. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia per cercare di far luce sul dramma che ha sconvolto amici e conoscenti, increduli di fronte all'ipotesi di un gesto volontario. Prima di Pasqua ci eravamo sentiti per farci gli auguri, per vedere come va, come non va, è sempre tutto quanto bene. Che io non posso credere che l'abbia fatto di sua propria spontanea volontà. In Germania dal 2009, dove si era sposato e ha avuto due figli dall'ex moglie, Luca Bertoncello non aveva mai lasciato trapelare i segni di un particolare disagio, anche nell'ultima videochiamata con i genitori, martedì, poche ore prima della tragedia. Lui non ha mai ferito nessuno, avendo due figli ancora meno, quindi noi aspettiamo la verità. Basta, vogliamo chiarezza su quello che è successo, che facciano delle indagini, è stato buttato giù. Se si è tolto la vita da solo, vogliamo sapere, soprattutto per la famiglia. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Rossano Veneto. Nello schianto tra due auto sono rimasti feriti due conducenti, un uomo e una donna, trasportati in ospedale dal personale sanitario. Sul posto anche i vigili del fuoco e, per i rilievi e per dirigere il traffico durante le operazioni, la polizia locale e i carabinieri. In chiusura una notizia di calcio, il Bassano ha confermato che Francesco Maino sarà l'allenatore giallorosso anche per la prossima stagione. Il tecnico originario di Lusiana allenerà quindi i giallorossi per la terza stagione consecutiva. La conferma, anticipata la scorsa settimana nei nostri telegiornali, è stata ufficializzata da un comunicato inviato oggi in redazione dalla società. Questa era davvero l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alle prossime edizioni, arrivederci. Casa del bambino, abbigliamento neonato 0-2 anni, sistemi modulari, carrozzine, passeggini, liste nascita e battesimo, spedizioni sul territorio e in tutta Italia.